è stato invece scritto da uno dei più grandi poeti di Nuoro, Franceschino Sciacca. La storia è questa. Franceschino Sciacca era già anziano e la moglie un giorno lo ha aspettato a casa e come è entrato gli ha detto: senti un po', tu hai scritto poesie d'amore, poesie di ogni genere per tutti, a me che sono tua moglie non hai scritto manco mezza riga. E quello è rimasto così, gli ha detto: ma che ti scrivo, ormai sono anziana, ma ti sembra il momento adesso? E lei gli ha detto: per amare non c'è un'età, non c'è un momento, ogni momento è buono, ma tu mi devi scrivere una poesia d'amore, se no non esci da qua. È stata proprio lei perentoria, no? No. Franceschino Sciacca scrisse una canzone bellissima intitolata Tocchettos de Coro. Ma sai qual è la cosa bella di questa canzone? Che non l'ha scritta da giovincello nel pieno della passione, ma l'ha scritta quando marito e moglie erano già anziani, a dimostrazione del fatto che l'amore non conosce età. Se poi vorreste sentire anche quella canzone che nasce a Nuoro e che ha fatto da poco il centenario, ovvero Adiosa, dopo magari la posso anche fare. Però adesso io vorrei che voi conosceste questa piccola perla della città di Nuoro, scritta da Franceschino Sciacca e Tonino Puddu, Tocchettos de Coro.
concerto di Natale. A proposito, se voi lo vorrete, io tornerò magari in quell'occasione per cantare insieme a voi proprio dei canti magari di Natale, eccetera. Lo dissi anche a Buon Cammino 2 anni fa, quando feci per loro il concerto di Natale. Può sembrare che chi viene qua, gente come noi che fa musica, eccetera, stia facendo un regalo, qualcosa. In realtà poi, ciò che noi portiamo via da qui, in quanto ad esperienza ed emozione, è il regalo più grande, e siete invece voi, lo fate a noi, credetemi, e non lo dico per dire, lo dico perché è così. Io spero veramente che là fuori ci possa essere per voi ogni grazia a piene mani ad aspettarvi a braccia aperte, per dire capitolo chiuso, ora comincia una vita straordinaria.